Anche questo progetto, questo finanziamento è un indicatore da quanto si dice da tempo. La corretta pianificazione del territorio del Parco del Ticino, la conoscenza del territorio e il Parco del Ticino, i parchi in generale, che funzionano come laboratori, quindi come anticipatori di tutti quei meccanismi che consentono di avere una vita migliore, ci ha permesso, come diceva il consigliere Fracassi, prima il Presidente, di partecipare e di avere finanziamenti su tanti bandi europei. Questo è uno, ma abbiamo avuto anche bandi, finanziamenti su altri tipi di bandi europei con finalità diverse, ma il fatto di avere un territorio conosciuto, di avere un territorio che si sta sviluppando in maniera positiva, che ci sono specie che hanno scelto il parco per venirci a vivere e per riprodursi, e questo non è casuale. Specie migratorie, se scelgono un territorio piuttosto che un altro, vuol dire che trovano le condizioni ideali per poterci vivere. E sullo stesso tema, la Comunità Europea, quando decide o meno di finanziare dei progetti, ovviamente finanzia progetti che si inseriscono su territori già di qualità. Questo progetto nel suo complesso, poi entrando un po' più nel particolare, prevede la valorizzazione di situazioni già esistenti, quindi il miglioramento di situazioni già esistenti e l'introduzione di una specie nuova, uso, che è scomparsa nei fiumi del nord Italia da diversi anni. Quindi c'è un aspetto di consolidamento, miglioramento di una situazione già esistente che funziona già, e il concetto di sperimentazione, ci si prova, ma si prova sulla base di conoscenze scientifiche, non è una cosa buttata lì, per cercare di reintrodurre altre specie che sono scomparse, e questo nell'ottica, questo che diceva prima il consigliere Fracassi, di aumentare al massimo la diversità biologica del territorio, perché sapete benissimo che il principale indicatore di qualità di qualunque tipo di ambiente è la diversità biologica, che rende anche l'ambiente resistente. Che per realizzare questo progetto c'è stata una partecipazione veramente molto importante di diversi settori del parco. Quindi è un progetto che nasce dal parco, e questo credo che sia una cosa estremamente positiva, anche perché ci sono delle buone speranze per il futuro, nel senso, capacità progettuali importanti sono presenti al parco. Ci sono poi i partner, Cesare Puzzi della Graia, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, con quali anche con loro lavoriamo da diversi anni, e con cui si è creato un feeling direi davvero particolare. Le ultime realizzazioni testimoniano. Sono cifre che ci fanno impressione, cioè in una situazione come quella di oggi, che è stata la distribuzione di milioni di euro, sono cifre importanti su cui nessuno intende scherzare. Però appunto Angelo Sassi, che è il responsabile dei bandi LIFE a livello europeo da tantissimi anni, ci diceva che nel bilancio dell'Unione Europea, adesso non mi ricordo, che sarà lo 0,3% quanto viene speso su questi progetti. E quindi diceva, è importante che anche nella popolazione, tutti gli europei, abbiano consapevolezza di che cosa sono questi bandi, come vengono spesi questi soldi, perché ci vuole un attimo a cancellare queste voci. Sono talmente irrisorie che quasi possono sembrare degli errori. Invece se anche non solo gli addetti ai lavori, ma un po' tutti ci rendiamo conto di come vengono spesi, e che anche con quelle che per loro sono briciole, per noi sono tanti soldi, si possono fare cose importanti, è un valore aggiunto per tutti, e poi può garantire il fatto di avere sempre a disposizione queste cifre. Come diceva appunto mio collega, l'anno prossimo saranno il 25esimo della direttiva Habitat, che è del 92, e quindi anche dei progetti LIFE, che a questa direttiva sono collegati, ed è un compleanno che verrà festeggiato un po' in tutta Europa. Infatti anche a Bruxelles ci hanno chiesto di promuovere eventi che facciano conoscere anche
facciano conoscere in modo un po' più esteso l'importanza di questa direttiva e quindi anche di Rete Natura 2000, di questi siti che ad oggi sono ancora un po' poco conosciuti.